Vai, Anto, tutto tuo, dobbiamo, tutto tuo. Dobbiamo essere onesti, onesti. Cioè, l'Inter ieri sera è uscita a testa alta. Perché stavano tutti quanti a guardare dove era finita la palla di Lautaro. Ma infatti, prima che tu arrivassi, Antonello, parlavamo di quel missile che è perso nell'aereo, nello spazio, calciato da Lautaro. No, però, detto questo... Vai Anto, ora raccontaci i tuoi due giorni con l'uscita del Napoli. Io vi prometto che ho visto solo gli highlights, perché soffro troppo in queste partite, e quindi non le vedo in diretta, poi, a parte che in questo periodo sto lavorando talmente tanto che alle 9:30 sto groggy, però a un certo punto questa mattina mi sono svegliato, che avrà fatto lì? Allora, timidamente sul telefonino metti... Scusami, Anto, scusami, quindi tu ieri sera sei andato a dormire senza sapere cosa... Senza sapere niente, no. Metto Atletico, però vedo che su WhatsApp ho 32 messaggi. Addio. O so gli interisti... Già quello però poteva, ovviamente già non quello poteva essere 32 interisti, non li conosco. Erano tutti gli utenti che mi avevano mandato Lentana, le cose, Marotta che piangeva, quell'altro, tutto. E quindi lì... È stato un felice risveglio. Poi, no, il 93esimo, non c'ero al 93esimo, quindi ripeto, io ho ormai l'abitudine di guardare quasi solo a Juve, se non ogni tanto qualche partita, perché proprio non ho nulla da fare. Mi sono visto proprio la Roma che ha vinto 4-0 con col Brighton. Però dobbiamo essere onesti, adesso siamo onesti anche in un altro fatto. Pensando che questa sconfitta possa avere un piccolo contraccolpo psicologico, magari non ce l'avrà, magari fanno invece 105 punti, non ci dispiace ancora di più di aver perso tanti punti stupidi, certo, in più giornate con queste squadrette. Stavamo affrontando poco fa questo discorso con Franco. Ecco, l'altra cosa che io ho visto, perché mi sono visto gli highlights, però immagino che, per chi ha visto, che l'Atletico abbia giocato in maniera molto muscolare, come al solito, sbaglio? Ma in realtà ha proprio occupato tanto il campo, ha mosso tanto la palla, c'è un Atletico molto diverso dal solito. Ha impedito all'Inter di giocare nel solito modo, in parte c'era già riuscita San Siro, la strategia del Ciolo. In generale dico comunque l'Atletico è una squadra molto fisica, una squadra che ovviamente ti mette pressione nelle marcature, cioè non è una squadra. Io invidio all'Atletico, no? Ieri sera, ripeto, non l'ho visto, ma altre partite non ne ho viste parecchie, che una squadra che non ha un budget pazzesco, che non ha dei super campioni, in fondo ieri giocava Morata, che ha giocato tanti anni a noi, no? Eccetera eccetera. Adesso io invidio quella voglia comunque di aggredire l'avversario, il pallone, che ultimamente la Juve non c'è più, che magari c'era qualche anno fa, sì, nella Juve la differenza, secondo me, non l'hanno fatta solo i campioni, anche quelli, ma anche questa voglia di aggredire l'avversario, aggredire il pallone di metro per metro, eccetera eccetera. Ora scrivono qui in chat, leggo, Morata non delide in queste partite. Sì, però negli ultimi anni dove è stato noi, Morata non mi sembra che abbia fatto questi sfracelli. Poi lì si riapre il solito discorso di chi dice che è stato utilizzato bene, male, quello di male. Cioè, il giocatore è quello. Poi l'Atletico non mi sembra che faccia comunque campagne, acquisti faraoniche, o sbaglio? No. E questo tra l'altro è uno dei peggiori Atletico forse degli ultimi tempi, no? Sì, del recente passato, sì. Ricordo che anche l'Atletico ha fatto due finali come noi, certo. E tra l'altro una l'ha persa al 90 e passa, e un'altra l'ha persa come noi contro il Barcellona, loro contro il Real Madrid, con un arbitraggio infame. Voi ve lo ricordate l'espulsione di Ramos, che doveva essere espulso due volte in una finale? Quindi ecco, un po' invidio a questa squadra, questa voglia che in questo momento vorrei vedere la mia Juventus. Prendiamo il spunto, cioè io dico, quando si vedono queste, e l'avranno viste esattamente i nostri calciatori, ecco, quando vedo il gol preso dai nostri molli a Napoli,
Bisogna prendere esempio, no? Certo. Quando il nostro rinvia, quell'altro riprende, la butta dentro, è stata una difesa svariate volte anche con l'Atalanta. Questo è l'argomento che aveva lanciato anche già prima Franco, sulla quale tra l'altro vorrei concentrarmi nei prossimi minuti, anche perché poi verso le ore 15 io vi chiedo una cosa: voi chi prendereste dell'Atletico? Adesso ci arriviamo, facciamo un giro di risposta. Volevo solo dire, Franco, ora apriamo quel discorso che facevi tu prima, quindi parlare anche della debolezza, no, che abbiamo visto nella difesa della Juventus nelle ultime uscite. Chi prenderemmo dell'Atletico? Dai, non lo so, facciamo un giro veloce. Io sono per Marcos Llorente, è un giocatore, un profilo che secondo me è molto utile, perché riesce a essere collocato in diverse zone del campo. A me piace molto, tanto atletico, tanto intelligente con la palla e senza palla. Poi vabbè, ci sono anche giocatori come Griezmann, ragazzi, secondo me non sono neanche da nominare, perché una classe incredibile. Koke, che in passato era stato comunque attenzionato, no, dalla Juventus, sì. Ma io concordo, cioè l'Atletico non è una squadra che ha una parata di campioni, però ha dei giocatori messi nei ruoli giusti, nei ruoli chiave che possono risolverti le partite. E questo fa la differenza. Poi sull'aggressività, lo spirito, il mangiarsi il pallone e gli avversari, su questo concordo, perché le ultime 7 prove della Juventus latitano ampiamente e preoccupano proprio per questo. Ma anche quelle poi, prima, ragazzi, noi abbiamo mancato guarda, io ti cose dico, con delle botte di culo. Lo so, Anto, però posso dirti che sull'equilibrio Antonello, però tu vinci le partite, è successo col Monza, col Verona, Salerno, perché comunque la squadra è sul pezzo, ma questo lo hanno detto anche 2 o 3 giocatori, non ultimo Danilo nel post Juve-Atalanta, dove dice sì, bisogna ammettere che insomma le 2 partite con l'Empoli, ma soprattutto la sconfitta di San Siro, ci hanno creato una flessione psicologica male, male. E questo sapete cosa dimostra? Che la Juve non è ancora una grande squadra, perché le grandi squadre possono prendere lo schiaffo, possono cadere a San Siro, ma poi una grande Juve si rialza. E invece dopo San Siro noi abbiamo visto veramente un corollario di cose indecorose, non da Juve, e difficilmente spiegabili come dinamiche, non solo la fragilità della fase difensiva, ma sono dinamiche complicate da spiegare, secondo me quasi impossibili razionalmente e calcisticamente, perché andatevi a vedere i gol che prende la Juve dall'Udinese in poi, mettendoci anche la rete subita da Baldanzi, diventa difficile da spiegare. Guarda cosa scrive Ale Black and White. Prima di guardare cosa scrive Ale Black and White, cioè, salutiamo Luca Momblaro, ragazzi. No, ciao Luca. Guardiamo cosa scrive Ale Black and White, che mi interessa. Momblanone, Antonellone. Senti, mi hai ritrovato, io ti ho spiegato, comunicazione in diretta, ti ho spiegato che ho conosciuto l'altro giorno, mi hai ritrovato quella roba di calcio GP? Ho trovato tutto. Ecco. Mi devi dare il tempo di estrapolare i tuoi lavori, perché sennò sono 4 milioni di però parole. Ecco, rendeteci partecipi, Antonello. Ecco. Sono stato una cena al compleanno di Enrico. Io ho passato la serata in compagnia, signor Masso, del procuratore capo di tutto lo sport italiano. Quindi il capo di chi ne è, per capirsi. Ve lo ricordate il nome? Perché a un certo punto aveva circolato questo nome terribile, tutti eravamo andati a vedere se scriveva sulle sue pagine Facebook Juve merda. No, una persona seria, a differenza di mi ha detto proprio non sono neanche tifoso, Taucher, preso molto a modo, devo dire. E insomma, io e Luca dobbiamo fare una cosa. Vabbè, poi ci renderete partecipi. Se date una mano a riformare la giustizia sportiva, io sono con voi. No, pensate che non ne abbia parlato di calciopoli? Che voglio dire, gli ho fatto la testa così. Però, detto questo, poi invece domani è un appuntamento molto importante. Vediamo un po'.
non bisogna dire nulla. Non bisogna... Ah, no, io... Luca lo sa, Luca lo sa. Io lo so, nel frattempo, come avrete notato, mi hanno ricoverato in ospedale dopo quello che è successo. E infatti Luca, stavo giusto per arrivare a chiederti come è il giorno dopo, nel senso, cioè, come ti senti? Guarda, io devo dire che neanche a farlo apposta sono stato convocato a Milano per oggi, quindi No, e questo devo dire, e dico una cosa che è motivo, secondo me, di discussione. Allora, sono arrivato, c'era in corso Interconnection, che è una trasmissione che viene fatta tutti i giovedì dalle 12 alle 13. C'erano 6 interisti in studio, incluso il conduttore. Mi sono fermato perché ci sono a guardare. Volete sapere la verità? Non sono riuscito in quel momento, dopo aver passato, devo dire, 2 notti magiche, non sono riuscito in quel momento né a empatizzare, ovviamente, ma dall'altro lato neanche a metterci il carico, come dire, a andare a mettere il dito nella piaga. Perché? Perché in quel momento, nei loro volti, ho visto dei volti che conosco. Cioè, mi è venuto in mente, in quel momento, devo dire la verità, alcuni dei after nostri. Attenzione, non sto mettendo in analogia, però ho visto un po' e ho pensato, io so cosa vuol dire, non so come dire, cioè, adesso con tutte le differenze del caso, perché poi cosa succede? Che loro se la cantano, se la suonano, ma non beccano quelle valanghe di commenti, valanghe di roba che ovviamente poi abbiamo noi, tra l'altro per primi noi, a fare autocritica. Loro sull'autocritica, devo dire che ho ascoltato una decina di minuti del dibattito, cioè in 6 c'era uno che si lamentava di alcune cose della squadra di ieri, gli altri erano invece, cioè, è come se le cose succedono inspiegabili, cioè come non... Ma no, eppure avremmo meritato noi, eppure siamo più forti, eppure noi siamo ancora tra le 4 più forti d'Europa. Cioè loro hanno questa forza, Massimo lo sottolinea spesso, tutto sommato, di compattarsi in quei momenti. Poi c'era uno che sembrava la pecora nera, che ovviamente... Ma questo è pazzo, che dice che ieri, per esempio, il secondo tempo è stato interpretato male. È pazzo a dire che, per esempio, Thuram, che tutti i palloni che toccava andavano dentro, ieri avrebbe potuto giocare 4.000 minuti e non avrebbe segnato. Succede nel calcio, però fai le analisi. No, niente analisi. Niente analisi. Ragazzi, erano semplicemente scuri in volto, come quelli, non so, come quelli del Torino quando perdono col Monza. Però per un attimo io ho pensato, so cosa provi dentro, caro amico, so cosa provi dentro, anche se fuori è tutto diverso da come vedevamo. No, ma ti dico una cosa, Luca, noi non abbiamo mai avuto la presunzione in tanti campi, cioè noi non abbiamo mai avuto la presunzione di pensare che noi fossimo gli unici onesti. Loro invece sì, loro per tutte le altre squadre, il Milan, la Juve, la Lazio, sono dei zozzoni, e loro invece sono onesti e sono compatti in questo. E come sono compatti anche i loro, come dire, i loro capi popolo, i Mentana, i Bonolis, i Mannoni, no? Ma Mannoni che prende e fa il cazziatone a quello di Report perché ha usato dire che anche Facchetti telefonava, no, in diretta sulle 3, ma non gli si permette di cazziare quel report, che è un signor giornalista, magari anche rispetto a Mannoni, che ne so, i Riotta, cioè, tutti questi, è come se fosse un gruppo compatto e unito. Da noi non è così. Noi abbiamo momento di calciopoli. Ma scusate, voi quello avete che sentito... dice da Juventino devo pagare. Ma voi avete sentito un interista, lasciamo stare la notte di ieri, ci torniamo se volete, devo dire che per noi, io e Massimo ci siamo distinti abbastanza in questo. Io giocavo martedì sera e lui giocava mercoledì sera. Io sul martedì ero molto più coinvolto, devo dire la verità. Ieri gongolavo, me la guardavo, sapevo la china che stava prendendo la partita. Sull'Atletico ero stato sempre molto
attento a darlo per eliminato, però io ho battagliato martedì e Massimo ha battagliato mercoledì ed è andata bene. Però tra l'altro Luca, scusami, hai sentito un interista criticare o dire ragazzi però dobbiamo cambiare, speriamo che cambino Steven Zhang? Noi tanti di noi si pongono il dubbio o addirittura criticano apertamente, devo dire, succede anche qua in questa chat detto che si può aprire un capitolo sulla proprietà e tutto, vale, però ragazzi, sono due nomi che non posso stare nella stessa frase, siamo d'accordo? Cioè, c'è una prova contraria. Certo. Assolutamente sì. Tra l'altro, Luca, hai quasi centrato il tuo pronostico, perché tu avevi detto anche la sera che ci siamo visti, 3-1 Atletico. 3-1 Atletico, sì. Marichelme lì mi ha fatto bollire, mi ha fatto bollire. Mamma mia, rigore in la verità, Luca, ti hai rigiocato 3-1. Luca, te l'hai rigiocato il 3-1? No, io non gioco, non sono capace. O, diciamo, come dicono quelli bravi, a me non interessa. No, come dicono quelli bravi, io ho smesso. Io ho smesso. Col fumo smesso. Dico, Luca, io ho smesso. Allora, io vorrei una cosa, vorrei invece che qui in chat ci facessero l'elenco dei VIP, diciamo, a cui noi mandiamo un abbraccio affettuoso dell'Inter. Solidarietà tra fratelli. No, non siamo solidari. Un abbraccione, un abbraccione forte. Vieri, però è simpatico. Ma Vieri è Juventino. Esatto, Juventino. Non parlo dei giocatori, ex giocatori. Vieri ve lo posso assicurare, Juventinissimo, ve lo posso assicurare. No, ma è così, ma l'ho detto lui anche parecchie volte. Poi passa in giro a vedere l'Inter, a Vita Milano, un altro discorso. Ieri credo che sia stato anche una presenza di Montenegro. A chi dedicate questa serata? Io ce n'ho uno particolare. Ma dovete scegliere solo uno. Il mio è Bonoli. Ma io ho visto delle foto di Nicolino Berti praticamente distrutto. Sì, ma lui era distrutto anche alla vigilia, te lo dico, Sì, no, io parlo di risultato della partita. Cioè, ragazzi, noi abbiamo la, è vero, cioè, la seconda carica dello Stato, che dovrebbe essere tentare di essere super padre. Che l'avremmo pagato noi quel viaggio l'abbiamo pagato noi, lo sapete, no? Ovviamente. Uno dei migliori amici di Interus è un mio carissimo amico, ok? Quindi non mi sono trovato a cena. E io glielo dico a mio amico, che tra l'altro conduttore Rai, dico, ma tu glielo devi dire, non può fare queste cose, perché fa delle figuracce. Da un ruolo. Sì, Antonello, ma forse la prima volta, cioè è già successo che al Parlamento lui abbia esposto questa. Sì, d'accordo, ma è una parlamentare, quando sei presidente del Senato. Ma cosa è presente il secondo? Eccolo lì. Ma non perdono il Nick, questo è il reale punto della situazione. Però ti voglio far capire una cosa, Quando il presidente delirio totale. Quando il presidente della Repubblica è malato o sta all'estero o sta che sono impedito, quel momento il presidente del Senato è il presidente della Repubblica. Ma di che squadra è? Ma mica ti stupirai, no? Io personalmente in questo paese non mi stupisco più di nulla, assolutamente nulla. Purtroppo. No, io mi stupisco che nessuno si stupisca, è quello. Perché se fosse stato una carica di voto della Juve, l'auto blu la stiamo pagando noi, la guardia del corpo, rivolgo i soldi, rivolgo 2 centesimi indietro alla dichiarazione dell'età, cioè avremmo detto, invece questo va a Madrid, fa i selfie, fa le foto, fa i cori, Plaza Mayor. Che bello, ragazzi. Francesco, bello. Io credo che quello che sia successo esattamente un anno fa sia il paradigma di questo paese. Cioè, sì, è inutile che torniamo sui fattori extracampo. Sì, sappiamo come funziona. Se la Juve è indagata, è messa in mezzo, ovviamente, scandali di qualsiasi tipo, mediaticamente sei linciato. Se succede a qualche altro club, ovviamente, esempio, garantismo come dovrebbe essere sempre, garantismo, cautela. Ragazzi, ma voi lo sapete che Giorgio Almirante, nella sedia in cui parlava al partito, aveva l'adesivo con lo stemma della Juve. Questo per dire, però nessuno l'ha mai saputo. Ma pure Togliatti. Benissimo. Oh, cioè, uno può essere tifoso,
ma non deve fare queste nazioni. Non è sì, ma stiamo parlando di, un di un'altra era geologica a livello di rappresentanze politiche. Capisci? Fermi tutti, che arriva Smirag. Su questo tema della compattezza, caro Angelini, sei l'ultimo a poter parlare visto il tuo costante avvelenare i pozzi. Non è vero, non è vero. Caro. Io ho sempre tifato Juve, sempre. La differenza qual è? Che io vedo nel il bene della Juve, per me è l'allontanamento del brutto gioco. E la dimostrazione in Champions League, quelli che giocano come noi non hanno mai vinto, cioè una volta ogni 20